Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui con Space Engineers, un gioco di sopravvivenza ambientato nello spazio, dove si costruiscono navicelle, si scavano, si trovano minerali, materiali, si può fare di tutto, ha un enorme potenziale. E iniziamo con, spero, una serie di video. Dove spero che vi piaccia tutto quanto. Ora imposto un attimino il mondo velocissimamente e vi faccio vedere poi le impostazioni che ho fatto. Il server, il gioco sarà aperto online per tutti quelli che vogliono entrare e ci vediamo tra pochissimo. Ok, stiamo atterrando sul pianeta Terra, ovviamente. Vediamo subito la zona come sarà. Diamo un'occhiata veloce veloce. Ok, speriamo di atterrare bene. Ok, atterraggio non male. Ok, questo è il nostro pianeta di partenza. Logicamente l'obiettivo sarà andare su quel pianeta lì, abbiamo una base, Revolutionary Technologies Become, va bene, è quella lì. Ok, allora, diamo un'occhiata veloce. Ok, qua è abbastanza anche in piano. Ok, sì, direi che possiamo iniziare. Tiriamo via la maschera perché non ci serve l'ossigeno. E possiamo iniziare a, come prima cosa, smerigliare i propulsori nostri, che tanto questa base qua poi verrà tutta smantellata. Adesso come adesso non ce ne frega altamente un piffero. Andiamo a prenderci il fucile e le munizioni. Apriamo questo. Crea marcatore GPS, così vediamo. Alcuni conflitti tra le due fazioni hanno lasciato un campo di detriti e i soccorritori stanno raccogliendo i frutti, vendendo i loro ritrovamenti a una stazione vicina che ora ha le scorte stracolme. Se sei alla ricerca di buoni affari o di lavoro, questo è il posto dove andare. Va bene. Ok, perfetto. Mettiamoci. Ora usciamo. Mettiamoci come subito l'arma, armi al posto di questo, e il blocco lo mettiamo al posto di questo, sì, e l'assemblatore invece al posto di questo. Ok, possiamo iniziare. Come prima cosa bisogna buttare giù una base e ce la buttiamo. Allora, la zona di lavoro è questa qua, fa lo stesso, ne la buttiamo qua. Sappiamo che in quella direzione lì abbiamo un lago di ghiaccio che sicuramente sarà uno dei punti di dove andremo a scavare. Va bene, butto giù un attimo una piccola base con, anzi facciamo una bella cosa, visto che cominciamo a scavare un pochettino. Vediamo se i materiali che abbiamo a disposizione nello scavare sono buoni oppure no. Se abbiamo della bella pietra. Ok, perfetto. Abbiamo una bella pietra che dà all'inizio darà degli ottimi prodotti. Va bene, scavo un pochettino, butto giù una base veloce veloce.
e ci rivediamo nelle prime costruzioni un pochettino più importanti. A tra poco. Ok ragazzi, ho appena finito di costruire il tutto, ma ho un piccolo problema. C'ho i lupi che mi stanno addosso. Ne ho già ucciso uno che è entrato nella base. L'altro dovrebbe essere qui sotto. Non so dove sia andato. Quindi mi hanno già attaccato i lupi. Vabbè, nel frattempo vi mostro un attimino cosa ho costruito per ora. Mi mancano ancora un sacco di risorse, quindi adesso dovrò andare a riscavare il mio mega buco che mi sono fatto un mazzo per scavare tutta sta roba. E qui abbiamo, mi metto qua sopra perché ho paura dei lupi adesso. Anzi, vi dirò di più, visto che i lupi danno delle risorse. Ok, abbiamo le nostre belle quattro pale eoliche che danno un botto di energia perché stanno girando anche al massimo, sono a efficienza al 100%. Abbiamo un piccolo container dove è collegato alla nostra fornace dove brucerà e fonderà la nostra pietra per ora, anche perché per ora abbiamo solo pietra, e il nostro piccolo assemblatore dove ci dà già comunque molti strumenti e una velocità di costruzione degli strumenti molto molto più rapida. Infatti adesso sicuramente andrò a potenziare la mia trivella, almeno a livello 1, e la saldatrice a livello 1. Però devo prima andare a scavare ancora un pochettino e tutto quanto. Non vi faccio vedere tutti i pezzi dove scavo, perché sono una rottura di palle. Specialmente scavare a mano è una rottura di palle. Quindi vi taglio questi pezzettini qua e ci rivediamo appena ho ripreso tutte le cose e ho almeno completato, diciamo, quasi la costruzione, che al momento rimarrà così. Ho una piccola chicca nella mod che ho di un attrezzo che costruisce tutto da solo in automatico, basta che tu gli dai gli attrezzi, questo ti costruisce tutto automaticamente, quindi sarà più avanti lo utilizzeremo. Ci rivediamo tra pochissimo, così almeno prendo i miei materiali e tutto quanto. A dopo. Ok, mi sono fermato un attimo perché mi è arrivato un avviso di pioggia di meteore. Speriamo che non ci colpiscano. Ok. Ok, questo era proprio vicino vicino. Ah, sono tutte atterrate qua vicino a noi, eh. Mamma mia, che pelo. Era anche bello abbondante. Abbiamo anche uno segnale scon... Abbiamo anche una nave. Una nave nemica, ma sta andando lontano. Ok, pioggia di meteore finita. Continuo a scavare. Allora, ok, ci siamo. Allora, abbiamo fatto così. Ho dovuto fare una modifica per gli scavi, perché praticamente dovuto fare un altro buco qua e incominciare a scavare qua. Perché mi arrivano troppi lupi contro e già mi hanno tolto 70 di vita, cioè 30 di vita, e è troppo rischioso. Quindi scaviamo qua. Intanto abbiamo completato il cancello automatico. Ve lo faccio vedere come funziona. Speriamo che non mi entra nessun lupo. Ehi, nessun lupo. Via, chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo. Funzionantissimo, bellissimo, spettacolo. Abbiamo messo già un pochettino di luci, abbiamo chiuso il soffitto, tutto quanto. Boh, continuiamo a prendere un po' di materiali. E perché ho finito già tutta la mia bella pietra, l'ho finita, c'ho solo 9 lingotti e non c'ho più un cacchio di roba. Perché poi dovremmo costruire un mezzo di trasporto che sicuramente adesso come adesso sarà un veicolo a ruote. Veicolo a ruote perché veicolo aereo non possiamo ancora farlo fin quando non troviamo almeno il cobalto e speriamo di trovarlo più presto possibile. Va bene, scavo ancora un pochettino, do un po' di risorse e vediamo se riesco a fare subito già. Anzi, facciamo una bella cosa. Scavo come un dannato. Prendo più risorse possibili,
mi faccio un mazzo io un attimino, veloce, veloce, e costruiamo l'aggeggio della mod, così almeno concludiamo la base, e poi cominciamo a costruire il mezzo. Ok, cambio di programma. Abbiamo costruito già questa che si chiama esattamente Build and Repair System. È una mod gratuita, ovviamente, dove ti aiuta a costruire più velocemente. E ho scoperto, cosa molto, molto bella, che aiuta anche a prendere i materiali che si scavano. Quindi ci sono i droni, quelli invisibili quasi, che non si vedono, che ti prendono la pietra. Se io vado giù adesso a scavare, dopo che l'accendo, vado giù a scavare, questi mi prendono la pietra. Quindi io faccio che la attivo. Qua ci sono già in produzione 7740 lastre. Ce ne ho già costruite 1400 e questa vede. In automatico mi prende tutti i materiali e comincia a costruire tutto quello che c'è in zona da costruire. E se io adesso andassi nel mio bunker e incominciassi a scavare, questo in automatico mi prende le pietre con, vediamo se si vede. Dovrebbe arrivare un drone blu. No, non si è visto. Eccolo. Quel drone blu che avete visto, e prende in automatico le pietre e me le butta nella raffineria. Quindi io adesso mi metto qui, scavo ancora un pochettino perché questo buco che abbiamo costruito potrebbe esserci molto utile più avanti per costruire una serie di serbatoi di idrogeno per costruire poi, logicamente, per avere dell'idrogeno di riserva abbondante. Quindi ne approfitto, prendo tutta sta pietra e vado avanti così. E nel frattempo la base si costruisce. Ipoteticamente, appena ho finito di scavare, la base dovrebbe essere finita. Ipoteticamente. Vediamo un pochettino. Ok. Non voglio dire una cavolata, ma sarà tipo 40 minuti che scavo. Cioè, per farvi capire, ho scavato una grotta di Batman qua dentro, ci sta, tranquillissimamente. Nel frattempo sto anche fumando una sigaretta. Va bene, andiamo a vedere se per caso abbiamo finito. Sembra. Sì. Abbiamo finito il nostro buco, praticamente. Il nostro primo riparo. Vediamo qua come siamo messi. Quanto ferro. Basta, basta, quante me ne produci? Abbiamo pure avanzate. Ok, quindi andiamo a predisporre, prima di costruire il mezzo, dobbiamo andare a predisporre un sistema di ricarica del mezzo. Quindi andiamo a... bisogna costruire dei connettori... No, bisogna sbloccarlo il connettore. Connettore, dove sta il connettore? Connettore, connettore. Connettore, bisogna fare un trasportatore. Dai, dammi due pannelli. Ce li ha i pannelli all'interno? Non ce ne ha pannelli all'interno, ecco perché. Dove stanno? Toh, fammene 10. Andiamo a fare questo. Me lo costruirà in automatico lui se ci sono i pezzi. Ora. Ehi, allora? Ok, ah, perché non è collegato. Ok, va bene, lo togliamo. Va bene. Andiamo a fare il connettore adesso. Connettore. Ora ce lo predisponiamo qua. Ci servirà un sistema di trasporto che però io farei il connettore, lo farei qui fuori. Sì. Lo farei qua fuori il connettore, quindi dovrei bucare qua e
E dal connettore dovrei fare un sistema di trasportatori. Potrei fare un trasportatore. Potrei fare un... il microfono ovviamente lo faccio partire. Un trasportatore. Anzi, lo metto al posto di quel blocco là. Allora, un trasportatore. E lo costruiamo anche. Vabbè, me lo farà in automatico lui, spero. Toh, costruiscimi qualche cosa. Costruisci qualche cosa. Poi un tubo curvo mi serve, che si collega alla... no. Ci serve... Facciamo un altro container. Un container, un altro. Perché poi io a questo ci devo collegare... Cos'è che mi serve? Interni. Pannelli da interno. Ascoltami, fammi un attimo questo prima. Fammene di più però. Tanto i pannelli da interno servono. Ok. Facciamo un altro container, perché poi qua dovremmo collegare la mia raffineria, che dovrebbe starci su tre blocchi, e l'assemblatore. Così almeno abbiamo tutta la parete. Qua. Poi dall'assemblatore collegheremo probabilmente di lì la fabbrica d'ossigeno e di idrogeno, collegata a questa zona qua, che saranno i tuoi serbatoi. Ok, quindi diamoci un attimo un Andy, costruiamo il mezzo e ci rivediamo tra pochissimo. Ah, ecco, come non detto, un'altra pioggia di meteoriti. Urkukan, questa è vicinissima. Aiaiaia. Questo è un meteorite qua vicino. No, questo mica in mezzo alla base. In mezzo alla base, no! No, di fianco, di fianco. Urkukan! Oh, basta, basta. Guardate, guardate che pioggia di meteoriti che c'è qua. Chissà che materiali dà un meteorite. Vediamo subito che cosa potrebbe darmi. Quanta roba. Uranio. L'uranio mi dai. Uranio e ghiaccio. Ma stiamo scherzando? Prendiamo tutto. Andiamo a vedere un attimo gli altri meteoriti. Cosa mi hanno dato? Questo ghiaccio. Cerchiamole un attimo. Eccolo qua. Vediamo in questo. Oh, piano. Argento. Ragazzi, ma sti meteoriti qua danno un botto di roba. Allora, facciamo così, mettiamo... Vabbè, tanto... Porca vacca, andiamo a vedere che gli altri, veloci veloci. Dov'è che sono caduti? Qua. Tu cos'è che mi dai? Questo cos'è che c'ha? Lo ghiaccio. Ok, quindi questo schifo. Dove sono caduti gli altri? Ok, lì.
Questo cosa sarebbe? Cosa mi ha dato? Platino! Ma veramente mi ha dato il platino? Ma siamo seri? Bella ragazzi, i cosi sono pericolosi ma danno materiali. Perfetto. Ottimo. Attenzione ragazzi, abbiamo un'altra ondata di meteoriti. Però stavolta sembra più distante, però non ho voglia di... magari ci vado a dare un'occhiata. Porca vacca, tutti qua vicino, eh. Ok, questo sembra molto vicino. Guarda, andiamo a dare solo un'occhiata veloce, perché sono curioso di sapere se per caso mi butta giù del cobalto. Questo cos'è? Ghiaccio. Abbiamo questa interruzione qua, lo so, dei lavori, però... Uranio. Che non prendo l'uranio. Stiamo scherzando. L'uranio, bisogna prenderlo l'uranio perché potrà servirmi. Qua c'è del ghiaccio. Questo è magnesio. Potrebbe essere utile, ma ce n'è pochissimo. Questo cos'è? Pietra. Niente, magnesio, ghiaccio. Questi sono già andato, questi. Ferro. Ottimo. Abbiamo il ferro che è utile anche questo. Ve li faccio vedere i meteoriti, perché sono una cosa che non ci sono sempre. Se li vuoi li metti, se no no. Quindi mi sembrava carino. Comunque, visto che li ho messi, mostrarveli. Tu? Argento. Pietra, pietra, pietra. Pietra non la voglio. Qui cosa c'è? Uranio. Perfetto, dell'uranio. Uranio, uranio, uranio. E uranio. E il resto è pietra. Qua abbiamo del ghiaccio. Fammi uscire. Lì ne è caduto due. Sono caduti qua. Del silicio. Ok. Silicio, silicio. Pietra, pietra, pietra. Ok. Qui cosa abbiamo? Del nickel. Va benissimo, il nickel.
Oh, un'altra! Ma che sei? Ragazzi, se continuano così io li vado a cambiare, perché ce ne cadono troppi meteoriti. No, ne cadono troppi, ragazzi. Modificherò questa cosa qua. Devo schivarli. No, questo va sulla base. No, lì di fianco. Vabbè, mi prendo questi materiali e poi modifico la cosa. E mi sa che concludo qua la puntata, anche se non ho fatto quasi niente. Va bene, facciamo così. Ci vediamo alla prossima puntata, dove finalmente costruirò il mezzo e non ci sono torture di palle, e toglieremo i meteoriti, perché ne cadono veramente troppo. E sembra fin troppo facile, perché danno troppi materiali buoni. Bella a tutti, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao belli.